Allora, io sono Gabriele Salucci ed è da 6 anni che il mio mestiere è viaggiare a tempo pieno. E in questo caso stiamo attraversando il deserto del Namib in macchina. Siamo con 8 fuoristrada e una piccola spedizione di 32 partecipanti ed è una figata senza senso. Andiamo tutti nel Namib! Paga la multa, dai Gab, paga la multa. Ci fa, io non vi voglio più vedere qua. Credevo di essere stato bandito per sempre dalle tosche. Infatti c'era Gab che era sbiancato. Siamo passati in 8 dritti allo stop e abbiamo beccato 8 multe. Comincerà con la multa. Subito. Ci vediamo subito. Ci togliamo. Ci manca il limite di velocità, controsensi. Questa qua è la Namibia, se non l'avete capito bene. Avete capito? Siamo partiti da Windhoek. Ieri abbiamo continuato qua lungo il Letosha Pan. Siamo usciti dalla parte nord del parco Dandoni. Siamo qua adesso, a Opuo. Mentre 3 di ogni macchina fanno le spese per 3 pranzi e una cena, gli altri 1 ogni macchina andiamo a fare benzina, perché da qui in poi non ne troveremo. L'importante è che le macchine siano chiuse. Quindi, dopo aver lasciato Puvo, avete visto che abbiamo sgonfiato le gomme perché inizia lo sterrato. Quindi faremo 150 km di sterrato fino a Sesfontein, perché pomeriggio sgonferemo ancora di più le gomme e andiamo sulla sabbia a cercare gli elefanti del deserto. Proprio sabbia, attraversiamo il letto di un fiume secco. E se questa vi è sembrata avventura, in realtà questo era a Disneyland. Adesso inizia il viaggio serio, pomeriggio ci caghiamo anche noi un po' addosso. Anche perché se ci infossiamo non si può scendere dalla macchina, che ci sono i leoni, quindi stiamo attenti. Poi arrivati lì vi spieghiamo come fare.
tanto per tranquillizzare tutti. Chiudete tutto, eh? I'm a true survivor, keeping the sand out of my... Ok, siamo tutti in colonna. Allora, c'è questo cartello, Seth Fontaine. Viaggio al cardiopalmi. Ma ci manca il leone che sbuca fuori. Sì, esatto. Lasciami andare un po', sennò tu la strada stai andando a cieca. No, la vedo, è che sì. Non c'è spazio, cioè proprio è stretta, cioè non ci stiamo. Cioè, dovunque passo, gratto. Minchia. Fermatevi, non mi seguite. E quindi rimaniamo qui? Guarda, macchine, non venite dietro, ma è notte. Stiamo guidando nel deserto e ci siamo impantanati. Tu vai indietro, perché io mi ero impantanato. Per fortuna con le ridotte sono riuscito a uscire. Gli altri mettete le ridotte, sì, e andiamo indietro senza toccarci. Dimmi quanto posso andare, Davide. Dietro stanno facendo, riescono a fare manovra. Vai, vai, hai spazio. Andiamo avanti, torniamo indietro, troviamo un altro bivio. Tolgo? Siamo persi di notte nel deserto. Minchia. No, raga, ma che cazzo. Attento a questo. Io intanto voglio uscire. Penso come raccontarla. Intanto usciamo da questa cosa. Nel frattempo, perché siamo degli altri sparsi nel niente. E non prende nulla qui. Ma dove siamo? Ma siamo al punto di prima dove lui non è passato? Sì, sai che la macchina 2. Indietro. Accelera piano, non troppo, non prendere il buco che hai fatto prima, accelera. Stiamo cercando di superare un DAS. Fammici provare a me. Non ce la facciamo. Io sarei capito. Andate un po' più indietro. Andiamo un po' più indietro. Dai fili. Dai, cazzo! Basta che la vai indietro. No, non lo so, ragazzi. Cioè, se non la sa la guida, io non lo so. Io non lo so. No, perché quando abbiamo fatto inversione, poi c'era un bivio che abbiamo sbagliato e ci ha portato in questo punto morto, quindi facciamo inversione lì e torniamo. Abbiamo trovato inversione.
grandi. No, che sbaglia il bivio. Ah, no, no, cioè, là, non avevo capito che non c'era Davide. Ale! Ale! Ho a controllare un attimo dal pit per capire se gli altri sono già usciti, perché pare di no. Oh, oh. Dai, 5 sono. Ma cosa vuoi? Dove sei? Che va la guida. Stefano! Vabbè, delle tese. Stavo pensando di prendere. Mi sono cagato addosso. Dove era? Siamo arrivati almeno 20 km dopo dove eravamo tornati indietro. Abbiamo fatta tutta 90 all'ora. Botte su botte. Tornando indietro, siamo stati al campeggio. C'è un campeggio lì. A chiedere, telefonare. Niente, non sapeva niente. Siamo andati avanti, siamo tornati. Tornando ho visto dei fari, provo alla radio. Cioè ho visto dei fari, mi ci avvicino in mezzo alle piante, provo la radio. E poi abbiamo trovato. Dite una cosa che poteva succedere? È successo, qualsiasi cosa. Almeno non abbiamo preso multe. Sam attorno indietro ci ha caricato un elefante. Che vuol dire caricato? Ha cominciato la conversazione. Oh, che buono. Ma che ne so, ci siamo impantanati due volte, una al buio. Ho fatto, ma ci stanno i leoni qua? Sì. Quindi io sto scendendo dalla macchina e ci sono i leoni. Vai, tamanetta. Tutto dritto, no? Sì, perché il dosso lo lascia a destra. Pronto. Siete pronte? Sì, vai, cambia. Vai, cambia. Uno, due, tre, go! Vai! Madonna! Vai, Cami. Dai, cambia, vai, Cami. Manetta, vai, manetta. Vai. Brava, occhio, Cami. Vai, perfetto, start, ok. Brava, Cami, vai, mi dispiace della situazione, però c'è una serie di cose che sono andate per il verso storto e ci hanno portato qua. Siccome stavamo continuando, c'era il rischio di continuare a fare casini, per esempio l'altra macchina con cui volevamo tirarvi fuori si è impantanata, ora c'è una macchina là da sola. In questi casi, per evitare di fare più casini, meglio fermarsi, pensare bene e fare le cose col di giorno, perché non è niente di grave. Il problema è che col buio tutto è moltiplicato al 10, al 100%. La strada che oggi era facile, adesso rischiamo di impantanarci ogni 50 metri, quindi quello che ho pensato, la cosa più intelligente da fare, è fermarci qua, aspettare che faccia giorno e continuiamo domani. Fino al campo era andato tutto quasi bene. E la colpa non è di nessuno, perché giustamente quando arriva troppo tardi la strada non si capisce. Per fortuna siamo riusciti a venirci fuori. Sempre bisogna tornare prima che faccia buio. Poi una serie di eventi, ce l'avamo riusciti a tirarci fuori e adesso siamo qua. Quindi la cosa migliore è fermarci qua. Spero che siate convinti. Io concordo pienamente. No, infatti spero di svegliarmi, che per paura dei leoni. Per stanotte si dorme così. Salve Davide. Aspetta un attimo che vado via. Ecco qua, ci vedi, stiamo tagliando perché
La sto facendo pianissimo per vedere la terra più dura, non c'ho cazzo di piantarmi. Non vedo, non vediamo proprio un metro, aspetta un attimo. Allora adesso guidiamo tutto su un pezzo di sabbia come questa, diciamo così, in alcuni punti più alti e in alcuni punti più bassa. Non dovremmo alzare troppa polvere perché è diverso rispetto all'altro giorno, questa qua è pesante. Sulla sabbia non fate freni a mano, non girate di botto perché se si piantano le gomme si cappotta. Perché adesso andiamo un po', 40-50 almeno. Per cui quando si guida nella sabbia, siccome in certi momenti si potrebbe avere bisogno di più potenza, bisogna stare lontani, tanto qua non ci si perde. Distanza di 100-200 metri tra ogni macchina, perché se uno si pianta davanti si pianta anche quello dietro, si piantano tutti. Se quello davanti si pianta gli altri lo sorpassano e si fermano in un punto dove sono sicuri di non piantarsi. Allora possiamo andare senza ridotte, quindi in H4 e galleggiamo, non ci piantiamo. In caso ci dovessimo fermare, delicati a partire, perché se no iniziate a scavare, quindi proprio la frizione deve essere staccata bene al minimo. È facile, sarà facile. We'll be right back.
all'inizio io sapevo che sarebbe successo qualcosa, nessuno sapeva cosa, e qualcosina in effetti è successa. Tra più e meno fortuna, ce l'abbiamo fatta. E grazie per la fiducia, per l'entusiasmo, per lo spirito d'adattamento, perché insomma dormire in mezzo ai leoni in macchina con le ginocchia in bocca non è da dire. Io so chi era colpa. Sono contento che siate stati voi le cavie sopravvissute di questo primo viaggio in Namibia. Quindi grazie a tutti. Mangiamo le giraffe, è il nome di un gruppo di 32 eroi che si sono inoltrati nel deserto e nella savana della Namibia. Sono dei pazzi, 32 ragazzi pazzi. Otto macchine si seguono in mezzo alla polvere, dove non si vede niente, sembra di essere nella nebbia della pianura padana. E invece no, guarda là, c'è un animale con la testa strana. La radio canta, urla, disperata, fa da portavoce. Gabri, vai piano, altrimenti ti tampono. Gabri, vai piano. Gabri, vai piano, altrimenti ti tampono. Gabri, vai piano. L'importante è credere nel proprio progetto e le cose arrivano. Se uno ci crede, se uno le fa con passione, le cose arrivano. Un saluto a tutti.